ragazzi, siamo tornati al cinema, sì! Dopo l'altra volta che ci siamo visti il film di Poppy Playtime, questa volta insieme andremo a vedere il film di Sonic.exe. E come al solito siamo insieme ai nostri cari amici Popcorn, che questa volta ho cucinato io! Incredibile! E ho addirittura immortalato il momento, guardate! Ragazzi, questa è la scienza. Questa è la scienza, ragazzi, questo è il futuro. No, va bene, va bene, oddio. Lo so, per molti di voi potrebbe essere una cosa stupida, ma per me è tantissima, è la prima volta che cucino di Popcorn. E per questo, assolutamente tutti quanti un like e iscrivetevi al canale, ragazzi, per Max Chef. Però muoviamoci, perché il film sta per iniziare. Ecco qua. Come vedete, c'è Tails che sta volando per la valle. Molto interessante. C'è Sonic, dal suo amico Sonic. Sappiamo che Sonic e Tails sono comunque amici, ma siamo sicuri che è il vero Sonic? Perché il film comunque è su Sonic.exe. Lo vedo un po' spaventato, ragazzi. Lo vedo leggermente spaventato. No, c'è un maiale morto. Oddio, un pollo. Un pollo tanto conficcato con un ring. Tra l'altro da poco, ragazzi, ovvero tipo domani, esce il film di Sonic 2 al cinema. E se questo video arriva a 15.000 mi piace, vi porto insieme a me al cinema a vedere il film di Sonic 2. Quindi lasciate tutti quanti like e iscrivetevi al canale. Ok, Tails è molto spaventato e sta toccando il suo amico Sonic. Spera magari di poter trovare un aiuto da parte sua. Ma oh, no, è il vero Sonic. Bene, mi sono immaginato Sonic.exe, dai, meno male. Meno male. Oddio, oddio. Mi sa che non era il vero Sonic. Ma come ha fatto a trasformarsi? Scappa, scappa. Non ci credo, raga, lo sta inseguendo. Ci sono addirittura teschi. Ma tutti questi teschi sono opera di Sonic.exe? Ok, ha visto un osso che potrebbe utilizzare come arma. Oh madonna, guardate, spacca tutto con quelle sue mani. No, 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 fai il bravo Sonic, fai il bravo. È proprio dietro di lui. Girati, devi fare qualcosa, Tails. Ah! Madonna, ragazzi, a me mette troppa paura. Tails, ma che vuoi fare con quel coso? L'ha colpito? L'ha colpito davvero? Ah! Che cosa succede? Che cosa sta succedendo? Oh! L'ha preso in fronte! E mo? Cioè, non si è fatto niente! Si è praticamente bucato! No! È guarito da solo! Oh! Povero Tails, ragazzi! Povero, povero Tails! E mo? È sparito! Ma com'è possibile, scusa? Ma se lo stava mangiando? Come io mi sto mangiando i miei popcorn! Voi avete preso qualcosa da mangiare per la visione di questo film, ragazzi? Scrivetemelo qui sotto nei commenti, ve lo consiglio. È di nuovo qui! È di nuovo qui! Ma scusami, no, ma che cosa fa? Le figlie? Spero di non aver visto bene. Niente, avevo visto proprio bene. Ragazzi, gli ha fatto prima la finta e poi ha distrutto Tails in due parti! Poverino! E non ti girare a guardarmi così, però, ti prego. Non mi piace. Assolutamente. Ah! Oh mio Dio! Tu mi hai fatto prendere un colpo. I am God, ma tu sei uno scemo. Ma madonna, ma che cosa fa con la testa di Tails? Gioca a calcio? Non so, cioè, sembra che la sto usando come se fosse una palla. Ha preso un pezzo di legno? No, non mi dire che adesso la inficca. Oh madonna! E me la mette per terra! Bene! Ottimo! Questa è solo la prima delle tante vittime! Non ti devi girare così, Sonic, però, che mi fai paura! Oh! Mi sto facendo Knuckles! Sappiamo che Knuckles, ragazzi, potrebbe essere un'altra vittima. E lì c'è un cartello, c'è un foglio con scritto "Sparito Tails, aiutatemi a trovarlo!" E lì probabilmente lo sta cercando, ma nessuno sa che è proprio opera di Sonic.exe che è sparito e che mi sa che non tornerà più. E qua sta volando nel chilling
Dove sta andando? In una fabbrica volante. Ma che cavolo è sta roba? Sta per i fatti suoi e non capisce perché anche qua è tutto distrutto. Ma io devo capire se tutte le ambientazioni si distruggono perché è Sonic.exe a distruggerle, oppure si trasformano appena arriva Sonic.exe. L'aveva detto girati dietro, non sappiamo perché, adesso lo so e ti conviene non girarti, non farlo, E non ha visto niente, si è tippato, no, ok, è sempre qua, non si è teletrasportato assolutamente, è sempre qua che l'ho visto con uno sguardo abbastanza strano, probabilmente sta pensando Sonic. Oh, l'ho predetto, non ci credo. Oh mio Dio, e lì dietro ci sta pure Tails. Ah, glielo indica proprio, gli dice: frate, eccolo, lì volevi trovare Tails, eccolo lì, è accontentato. Esatto, è proprio morto. Mi dispiace, secondo me era pure simpatico. E lui se la gode lì, cioè è proprio contento, è soddisfatto. Affranto, distrutto. Dimmi che adesso cacci un po' di cazzimma, un po' di rabbia. Falla pagare, eccolo. Devi farla pagare a sto maledetto, a sto diavolo, altro che lui è Dio, lui è il diavolo, che schifo! Dimmi che quello è ketchup, quello è palesemente ketchup, ragazzi. Avete mai assaggiato ketchup su di popcorn? Vabbè, non facciamoci domande, attenzione! Oh! Ma come lo vuoi prendere da Sonic.exe, ragazzi? Come lo vuoi prendere? Mi ha graffiato la faccia! Che male! Oh no! Non riuscirà a difendersi con soltanto un occhio? No, infatti sta scappando. Fa bene a scappare, perché a parte nel video in cui è stato trollato da tutti, non so come, Sonic.exe rimane ed è sempre il più forte. Guardate, con solo la forza del pensiero riesce a sradicare un albero. Cioè, robe disumane fuori di testa. Ecco, mo, lui si è nascosto dietro un albero. Ho paura che questo albero possa fare proprio boom, cioè... C'è adesso, ma tra poco non ci sarà più. Si guarda bene intorno. Spera di averla scampata. Spera. Perché dubito l'abbia scampata veramente, sincero. No! L'ha trasformato in tante lance! Questa risata non mi piace, le sta per lanciare. Knuckles, scappa via! Knuckles, scappa via! Dai, che almeno sei veloce, riesci a coprirti in qualche modo. Aiuto, sono un imparico anche io. Gli hanno fatto tutto il perimetro e non l'hanno preso. Non mi dire che adesso arriva l'ultimo che lo colpisce proprio in pieno. Ma tu sei stupido, cioè ti giri e vai proprio dove ti sono arrivati così. Cioè vuoi proprio che ti uccide. Scappa via, devi scappare. Oh mio Dio, ragazzi. Oh mio Dio. Ha ucciso anche Knuckles. E mo chi è la prossima vittima? Eccola la prossima vittima. È proprio lì sopra. Dottor Eggman. È proprio lì sopra. Che sta facendo? Un jumpscare così pazzo che gli è uscito così, va bene. Ok, adesso sta volando. E che cosa sta facendo? Sta inseguendo Dottor Eggman. Chissà quale sarà il piano. Oddio, se lo sta chiamando proprio così, tipo Eggman, ehi, è arrivata la tua fine. Lui si è girato e dice: cosa? Com'è possibile? Sonic che vola. Com'è possibile che Sonic sta volando? E infatti non è Sonic. Infatti è Sonic.exe. Lui si sta un po' cacando sotto. Secondo me tra poco gli esce un pezzo di cacca più grosso di tutta la sua navicella. Non so che cosa abbia indicato, probabilmente i cadaveri degli altri. Mette il turbo e scappa via. Fa la miglior cosa, quello che Knuckles non ha voluto fare. Tu da Sonic.exe devi solo scappare. Devi scappare. Se se la ride però non è un buon segno, Non è assolutamente un buon segno se se la ride. Ma che cosa è successo? Ma che cavolo? Ha trasformato le sue braccia in dei tentacoli. Vabbè, ma così non vale. Pure col turbo non riesce a scappare. Devi andarti a mettere in qualche parte in cui i tentacoli non possono arrivare. È troppo tardi. No. Sonic, fermo. Ragiona Sonic. Un tasto, che succede se clicco quel tasto? Esplode tutto? Non lo so. La visione in automatico. Lo vuole uccidere. Ok, lui forse se ne è accorto.
Eggman se la ride perché sa che forse per lui è finita. Si è distratto, si è tolto i tentacoli e è riuscito a scappare da Sonic. Oddio, almeno lui ce l'ha fatta. E ora? E ora? Sta caricando una palla di energia super potente. È la fine di Sonic 2X, eh? Ok, gli spara il super raggio. Lui sta soffrendo, quindi gli ha fatto effettivamente del male. E in tutto questo, Dottor Eggman sta crollando. Ah, ecco, l'ha presa la sua navicella. Bene, ora può scappare di nuovo. Ma Sonic.exe sarà veramente morto? Questo non mi sono mai così sicuro, ragazzi. Anzi, secondo me mo si sveglia ancora più incazzato. Eccolo! Scusate, avevo paura, ragazzi, ho fatto il gulp. Almeno Dottor Eggman non è morto subito, quindi c'hai il mio rispetto. Che bel nasone che hai. Do not enter. Non entrare. E che cos'è sta cosa? La casa di Sonic.exe? Non entrerei neanche io, pure se non ci fosse scritto nulla. Si guarda dietro e non c'è effettivamente nessuno. Che fai? Entri. Ma sì, dai, entra Eggman, entra. È entrato. È molto curioso di scoprire i segreti, sicuramente. Oh! In realtà era qui. L'ha visto. Ok, quindi lo inseguirà anche lì dentro. Guardate le mani, ragazzi. Cioè, senza il guanto, quelle mani sono degli artigli. Il corridoio con il pavimento a scacchi. Questo, ragazzi, si vede anche nel gioco. Lo riconosco subito. Ok, ha preso una torcia. L'avete visto, vero? L'avete visto, vero? No, spero per voi che l'abbiate visto, perché bisogna fare molta attenzione quando si aggira Sonic in questo modo. No! Ok, Dottor Eggman ha iniziato a sentire qualcosa. Si gira che però non vede niente. Forse sta pensando che sia un falso allarme. Peccato che non lo è. Ci sono delle scale. Delle scale molto molto ripide verso il fondo. E che fai? Scendi? Oddio! No, attento! Attento che tu cadi! No! No, 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 è caduto! Cioè, a lui è bastato soltanto fargli paura. E guardate, c'aveva addirittura la bocca bucata. Cioè, pure se c'aveva la bocca chiusa si vedevano i super dentoni all'interno. Ai, ai, ai. Povero Eggman, è caduto giù. Gli si è rotto pure l'occhiale. Lo vedo molto incazzato, Lo vedo veramente molto incazzato. Che famo? Aia! Lo è calpestato. Ma guardate che piedone gigante che c'ha. E ma che fa? Si gira, già se ne va. Che ha detto? Isn't it, doctor? Non riesco a capire. Non riesco a capire che cosa sta dicendo, ma sicuramente nulla di amichevole. Sicuro. Ma lui è morto o no? E no che non è morto. E no che non è morto. Cioè, gli ha soltanto tirato un calcio. Non può mai morire con un calcio. E ha cacciato una pistola. Lui forse se n'è accorto però, attenzione. No, ma ti sei fatto accorgere. Dovevi farlo di nascosto. Gli sta sparando dei laser. Ma serviranno effettivamente a qualcosa? Che ha fatto? Gli ha bruciato il petto. Vabbè, altri buchi. Ma tanto sappiamo che questi buchi o non gli vanno niente o non li generano ancora di più. È caduto per terra. Che è? Stavolta non ha funzionato. Saranno dei raggi laser speciali? Beh, comunque Eggman, ragazzi, sta resistendo il più del dovuto. Veramente stima per lui. Però Sonic.exe di sicuro potranno essere quanto vuoi forti quei laser, ma di sicuro non si fa uccidere da qualche laserino stupido. Lui si sta un po' cacando sotto, diciamo che si vede. E mo che fa? Che fa con sta mano? Gli sta togliendo la pistola da mano con la forza del pensiero. E ora non mi dire che lo uccide con la sua stessa arma. No, ok, l'ha distrutta. Vabbè, ha fatto prima. Io sono l'universo. Io sono l'ultima forma, io sono il più potente. A me fa un po' paura sta cosa, A me fa letteralmente paura. Soprattutto questa sua faccia. E mo non mi dire che. Non mi dire che lo spezza in due. Io sono. Non dire God. Eccola, lo sapevo. E quando dice sta frase è finita. No!
L'ha aperta in due! Chissà se ci sono anche altri poveri cristiani che sono andati sotto l'ira di Sonic.exe. Secondo me sì. Ok, adesso è in cielo. Le anime! E mo che cosa fa con queste anime? Eccole, tutte le anime delle persone che ha ucciso. Ah, se ne sta tirando dentro di sé! Per farlo diventare ancora più potente! Cioè, di più persone uccide, e più diventa potente! Vabbè, allora è infermabile! Ma cosa è diventato, ragazzi? Che cosa cavolo è diventato? No! Oh mio Dio! E finisce così! Con la super trasformazione suprema di Sonic.exe! No vabbè ragazzi, veramente molto bello ma soprattutto molto pauroso questo film. Intanto io ho finito i miei popcorn. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo in un prossimo video. E dal cinema è tutto. Bye!